Nell'Italia monarchica, da poco unita sotto il regno dei Savoia, arriva Bottoni, paesino del Molise, in una famiglia benestante, il 7 gennaio del 1884, nasce Arturo Giovannitti. Cresce con buoni studi e con fieri ideali di libertà e democrazia. Imparò ad amare e rispettare il nome di Repubblica. Nel 1901, appena 17enne, Arturo, che già parlava quattro lingue, spinto non dalla fame, ma piuttosto dal desiderio di una nuova vita in una terra che credeva più libera e di progresso della sua, si imbarcò per il nuovo mondo. Giunse prima a Montreal, dove studiò teologia, poi andò a New York, alla Columbia University, infine arrivò in Pennsylvania, dove esercitò il pastorato evangelico fra i minatori di carbone. Abbandonato il pastorato e divenuto lui stesso minatore, maturò una forte coscienza sindacale in difesa degli operai, degli umili e gli oppressi, specie immigrati. Intorno al 1910 divenne fra i più apprezzati oratori del movimento dei Wobblies, gli anarcosindacalisti aderenti all'International Workers of the World. Nel gennaio del 1912, in Massachusetts, iniziava il grande sciopero alla Lawrence Textile, meglio noto come Bread and Roses Strike. Ci furono molti disordini e un'operaia di 17 anni, Anna Lopizzo, rimase uccisa negli scontri con la polizia. L'operaio Joseph Caruso fu accusato d'essere l'esecutore materiale dell'omicidio, mentre Arturo Giovannitti e Joe Hector, fra i maggiori animatori dello sciopero, accusati di istigazione all'odio di classe, furono ritenuti i mandanti di quello stesso omicidio. Il 29 gennaio furono arrestati, rischiavano la sedia elettrica. Mentre in tutto il mondo ci furono manifestazioni e sollevazioni per la loro causa, in carcere, in attesa di giudizio, Giovannitti compose il poema The Walker. Il 23 novembre dello stesso 1912, nel tribunale di Salem, famoso per i processi alle streghe di fine Seicento, si celebrò per i tre italiani il primo dei grandi processi americani del XX secolo. Sul banco degli imputati, insieme a Joseph J. Hector e Joseph Caruso, salì per autodifendersi da quell'accusa infamante anche Arturo Giovannitti, che Prezzolini definì il bardo della libertà.